Alessandro Masala, un'altra bella prestazione della Torres, 10 tutto il secondo tempo, la Nusia ovviamente ha attaccato, vi siete difesi anche bene, ovviamente un episodio poi ha deciso tutto. Sì, un episodio alla fine della partita ha deciso tutto, però bisogna ripartire da una grande prestazione perché fare in questo campo un tutto un secondo tempo in inferiorità numerica con un uomo sotto non è assolutamente facile, penso che si sia visto in campo, la squadra ha risposto molto bene, abbiamo tenuto il campo, abbiamo cercato di limitare l'attacco della Nusei, poi una palla inattiva all'ultimo, praticamente l'ultimo minuto, cioè, ha portato il pareggio alla Nusei, però va bene, dai, perché comunque non era facile, abbiamo fatto una grande partita. Ma Torres, che per tutto il secondo tempo, tra l'altro, non ha rinunciato anche ad attaccare, ad aggredire molto alta gli avversari, siamo stati anche vicini a un altro gol, però ma tutto sommato un pareggio per quello poi che ha fatto la Nusei ci sta. Sì, un peccato, poi quando eravamo 1-0 abbiamo avuto qualche opportunità per allungare sul 2-0, non ci siamo riusciti, è un peccato perché poi alla fine eravamo veramente a un passo per portare a casa i 3 punti, però un punto va bene, lo portiamo a casa e poi pensiamo a domenica di ripartire, giocheremo in casa nostra e dovremo cercare di portare a casa i 3 punti. Peccato anche i 2 rossi, molto fiscale, il direttore di gara su qualche giallo di troppo. Quello, noi pensiamo al campo, poi l'arbitro fa le sue scelte, però quello che noi dobbiamo pensare è a noi stessi, al campo. Ci sono state tante cose positive oggi e dobbiamo sicuramente ripartire da lì. Grazie Alessandro Masala. Grazie.